Bentornato al programma TV di oggi con notizie come. Dopo più di un mese dall'annuncio della separazione tra Ilaria Blasi e Francesco Totti iniziano a spuntare i primi retroscena che hanno portato alla rottura. Era il 12 luglio quando Francesco Totti e Ilaria Blasi annunciavano la separazione all'Italia. Due comunicati distinti in cui si leggeva la fine della loro storia. Dopo più di un mese sono state fatte varie ipotesi sul motivo che hanno portato alla rottura del matrimonio tra i due, ma nessuno di queste è stata mai confermata dai diretti interessati, che hanno deciso di mantenere la situazione assolutamente privata per proteggere i loro figli ancora minorenni. Secondo varie indiscrezioni, la coppia formata dalla conduttrice e dall'ex capitano della Roma sarebbe scoppiata a causa di una terza persona. Una certa Noemi Bocchi, nuova fiamma di Totti. Pare che Francesco incontrasse la presunta amante mentre portava la figlia a giocare con i figli di lei. Ilaria, venuta a sapere di questi nuovi amichetti, si sarebbe insospettita e avrebbe assunto un investigatore privato che le avrebbe confermato la situazione. Francesco Totti è stato tradito dalla Blasi, non c'è più rapporto. Ma ora invece spunta una nuova indiscrezione secondo cui la colpa non sarebbe del tradimento di Totti ma di Ilaria Blasi. Mentre le vacanze sono giunte al termine, la Blasi è ritornata a Roma dopo aver passato settimane in Tanzania, nella villa a Sabaudia e nelle Marche dalla nonna, nuove voci spuntano fuori. Dettagli finora tenuti nascosti svelati dal settimanale Nuovo TV, secondo cui sarebbe stata il tradimento della Blasi a portare alla separazione. Sarebbe stata la conduttrice ad avere una relazione clandestina scoperta per via di alcuni messaggi da Francesco. Solo dopo aver scoperto il tradimento della moglie, Totti avrebbe conosciuto la Bocchi. Le indiscrezioni riportate dal settimanale vedono degli scambi di messaggi tra Ilaria Blasi e Cristiano Iovino, personal trainer della conduttrice residente a Milano. Anche i continui viaggi della Blasi a Milano, apparentemente per motivi di lavoro visto l'impegno con l'Isola dei Famosi, hanno insospettito Francesco. A confermare questa teoria ci sarebbe anche l'affermazione dell'amico di famiglia Alex Nuccetelli, che aveva detto: senza un reale motivo Francesco non si sarebbe mai allontanato dalla sua famiglia. Il possibile tradimento della Blasi però, a detta di Nuovo TV, sarebbe solo una manifestazione di un rapporto ormai esausta che si trascinava nel tempo. I due quindi già erano lontani da tempo e non hanno saputo resistere a terze persone. Ora che sia stato Francesco o Ilaria a tradire per prima importa poco, visto che il loro rapporto ormai era già segnato da vari problemi. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. I'm gonna love you.